Carnevale dei figli di Bocco non ha voluto rinunciare all'uscita nel 2022, l'anno in cui si festeggiano i 25 anni di questa splendida manifestazione. A febbraio per il Covid e lo scorso 24 aprile per il maltempo le uscite erano state annullate, ma in questo primo maggio, in cui Giove Pluvio ha comunque fatto un po' di bizze, le maschere sono uscite ugualmente. Il centro storico di Castiglion Fibocchi dunque ha accolto maschere e visitatori, una manifestazione di fondamentale importanza per il borgo aretino, visto che coinvolge direttamente 300 persone sui circa 2000 abitanti. Un carnevale storico particolarmente apprezzato che regala suggestioni e scorci bellissimi in ogni angolo del borgo toscano. Presenti anche gli sbandieratori della città di Arezzo. Tanti i fotografi che hanno voluto immortalare queste bellissime maschere in occasione del concorso fotografico indetto dal Fotoclub La Chimera in collaborazione con Fotoottica Franchini e Arezzo TV. Alla fine a vincere è stata la maschera Amarcord, ma la vittoria più bella è stata quella di riprendersi uno spazio che da 2 anni era stato occupato dalla pandemia. La